il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia. Il presepe, infatti, è come un Vangelo vivo che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura. Mentre contempliamo la scena del Natale, siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall'umiltà di colui che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal punto da unirsi a noi, perché anche noi possiamo unirci a Lui. Con queste parole inizia l'enciclica Admirabile Signum, attraverso la quale Papa Francesco ci invita a sostenere la bella tradizione del presepe. Lo definisce un esercizio di fantasia creativa che impiega i materiali più disparati per dare vita a piccoli capolavori di bellezza. Ecco allora l'invito rivolto a tutta la nostra comunità di creare dei piccoli presepi che potessero, senza troppo sfarzo e ricercatezza, ma con materiali semplici e di recupero, esprimere attraverso l'immagine della Natività un messaggio, una preghiera, un desiderio. Troviamo presepi che sono frutto di pazienza, fantasia e collaborazione, dove i colori accesi ci fanno rivivere la gioia e lo stupore dei piccoli di fronte alla culla di Gesù. Ci sono presepi dove materiali diventati purtroppo parte della nostra quotidianità, come le mascherine, assumono il ruolo felice di fasce ed abiti per la Sacra Famiglia. O dove la stessa mascherina, che ogni giorno ci protegge in questo periodo di pandemia, diventa rifugio e protezione anche per la famiglia di Gesù, rappresentata da sassi che esprimono tutta la pesantezza che ci troviamo a vivere in questo tempo. Edera, legna, pietra, cartone, tutti materiali semplici, ma combinati insieme con un ingrediente importante, la collaborazione di tutta la famiglia. Il Signore ci doni la semplicità dei piccoli per imparare da Gesù la via del vero amore. Ci sono presepi in cui la Sacra Famiglia è chiusa in un barattolo. Assomiglia tanto alle nostre famiglie, chiuse nelle loro case in questo momento, ma che, approfittando del tempo a disposizione, possono coltivare l'amore che le unisce. Abbiamo presepi che sono stati occasione di riunione creativa per tutta la famiglia e di riflessione sul valore delle cose che ci possono sembrare poco utili o meno importanti, dove al centro campeggia un fuoco, il simbolo scelto per accompagnare l'anno pastorale della nostra comunità, e che troviamo ardente e vivo nell'immagine che spicca e sta di guardia a tutte le nostre piccole rappresentazioni della nascita di Gesù. C'è chi ha scelto di utilizzare dei materiali che richiamassero la propria attività per invitarci a riflettere sul nostro cercare Gesù, anche in luoghi insoliti, ad esempio il proprio posto di lavoro. In questi presepi, oggetti vecchi o usati acquistano nuova vita e nuovo valore, proprio come noi con la venuta di Gesù. Altri presepi hanno unito nella loro realizzazione l'esperienza dei nonni con la fantasia dei nipoti, sottolineando la bellezza dello stare insieme. Ci sono presepi che richiamano, attraverso il simbolo del caffè,
il tempo della convivialità e dell'accoglienza che tanto ci sta mancando in questo periodo. Altri ancora, grazie alla precisione e alla cura dei particolari, realizzati da mani instancabili, ricordano l'amorevole attenzione che Dio ha nei nostri confronti. Ci sono scene che utilizzano un unico materiale per creare con precisione particolari suggestivi e dettagli che animano anche lo sfondo. Il nostro sguardo si posa ora sulla Natività della nostra parrocchia, realizzata anch'essa seguendo la proposta ecologica di riutilizzo dei materiali promossa dai giovani della comunità e valorizzata da un mosaico di tappi tutti diversi per colore e grandezza e disposti secondo un disegno preciso e sapiente. Esso suggerisce che ognuno di noi, con la propria unicità e solo insieme agli altri, può contribuire al disegno che è stato pensato dal Padre per tutti noi. Grazie alle famiglie che hanno condiviso con tutta la comunità i loro piccoli capolavori di bellezza. L'immagine di questi presepi ci accompagni lungo tutto l'anno e ci ricordi sempre la tenerezza di un Dio che ha scelto di farsi piccolo perché potessimo averlo vicino e non avere nessuna distanza tra noi e Lui.